Nonostante il clima di recessione, l'inflazione che galoppa, i rincari energetici, la pandemia e la crisi bellica, gli italiani e con loro gli europei stanno facendo presagire che quella 2022 sarà un'estate in linea con quella del 2019, se non addirittura migliore. Con la fine del mese di luglio si comincia ad avere un quadro più definito della stagione estiva, che sta procedendo in maniera positiva con il periodo clou, quello di Ferragosto, già tutto pieno da mesi. Anche nell'estate 2022 è evidentemente la clientela italiana a determinare il successo della stagione balneare, ma in termini di internazionalizzazione dei flussi turistici si evidenzia un sostenuto ritorno dei mercati esteri. Beh, una stagione turistica positiva, e uscivamo insomma da due anni difficili, era l'ora del rilancio e quindi del ritorno alla normalità. Gli italiani sono rimasti in Italia e la nostra costa, le nostre spiagge sono appunto state preferite soprattutto dalla clientela nazionale del centro nord. Quindi per questo siamo sicuramente soddisfatti, eravamo pronti, eravamo carichi e la nostra ospitalità tradizionale e anche come accoglienza ha sicuramente soddisfatto le aspettative. Il Covid si è fatto risentire, soprattutto in questo periodo, nel periodo di giugno, di luglio, dove la nuova variante ha comunque creato un po', ha creato alcune disdette, che però poi sono state comunque subito recuperate attraverso una politica di recupero della caparra e di possibilità di riutilizzare le somme versate per soggiorni futuri. Quindi questo è stato in qualche modo colmato. Per gli operatori del settore turistico la disponibilità data per gli ucraini scappati dalla guerra non ha creato difficoltà nella gestione delle strutture. Una tragedia insomma che ci vede coinvolti, alla quale noi come categoria, come albergatori abbiamo sicuramente risposto, abbiamo fatto la nostra parte, così come sempre avvenuta qualora ce ne sia stata purtroppo la necessità. Quindi c'è stata una ripartizione, quasi tutti gli alberghi hanno contribuito con un numero minimo di camere che però ha soddisfatto un po' tutte quelle che erano le richieste di accoglienza.